E quindi, insomma, l'idea è che lui però possa uscirne rafforzato, che questo possa spostare degli equilibri. Cioè, la domanda che voglio fare prima a te e poi anche a Gabellini: può vincere Trump le elezioni, le primarie prima e le elezioni poi? Allora, dal punto di vista delle primarie, in questo momento lui è rafforzato, sta raccogliendo tantissimi soldi. Oggi è uscita la notizia, o ieri sera, insomma, da giovedì dell'incriminazione, giovedì scorso, ha raccolto 10 milioni e rotti di dollari. E poi sta riducendo i margini di manovra dei suoi rivali interni, perché la maggior parte, De Santis, Pompeo, Nikki Haley, Mike Pence, hanno dovuto, volente o nolente, prendere le sue difese. Sì, c'è qualcuno che lo critica, ma sono pochi. Addirittura nelle ultime ore Mitt Romney, con cui Trump si è sempre odiato, lo ha difeso nel caso giudiziario. Quindi dal punto di vista delle primarie in questo momento è rafforzato, anche se è lecito quantomeno dubitare che lui riesca a incentrare per tanti mesi la campagna elettorale solo su questo. Per quanto riguarda la general election c'è un punto interrogativo. Lui non è in grande spolvero, è un po' in difficoltà, però quelli che lo danno come sicuro perdente perché dicono: ah, ma è un candidato troppo divisivo. Che è un candidato divisivo è vero, ma anche Obama era percepito come un candidato divisivo dei repubblicani, e lo stesso Biden, sotto molti aspetti, è un candidato divisivo, perché oggi nella politica americana c'è, lo sappiamo bene, una fortissima polarizzazione. È ovvio che dipenderà da chi sarà in caso lo sfidante democratico. Secondo me un Trump contro Biden, secondo me potrebbe vincere Trump. Certo è che se mettessero un candidato democratico più giovane, più fresco, più forte, Trump potrebbe essere la in difficoltà. Harris. Non esiste il candidato, no, la Harris, per carità, vincerà Trump sicuro, su quello non ci piove, perché la Harris è stata un fallimento conclamato, non lo dico io, anche qui parlano i fatti. Penso, non so, al governatore della California, Newsom, questi qui. Uno come Newsom, ecco, se fossi un repubblicano, punterei su De Santis perché è un altro governatore, più giovane, eccetera. Però se dovesse andare Biden o dovesse andare la Harris, ma tenderei ad escludere la Harris perché nel Partito Democratico non è più molto amata, Trump avrebbe quantomeno delle chance. Giacomo Gabellini, che ne pensi? Sono d'accordo sostanzialmente su tutto. Credo che il movente politico sia rafforzato anche da alcune da intenzioni dichiarate di alcuni, per esempio c'è un procuratore federale, quindi nominato dall'amministrazione Biden, che intende perseguire Trump, sembrerebbe sul punto di perseguire Trump per possesso di documenti classificati. Allora, documenti classificati li aveva anche Biden. Mesi fa è stato scritto su diversi giornali, eccetera, sempre passato sopra. Una procuratrice eletta ad Atlanta mira a incriminarlo, sembrerebbe anch'essa sul punto di incriminarlo perché per interferenze sul voto del 2016. Insomma, ci sono un uso piuttosto disinvolto della giustizia a Molto. fini diciamo palesemente politici, che come abbiamo detto prima, potrebbe innescare un effetto boomerang, perché Trump su queste cose ci va a nozze. Diciamo, ci ha costruito la sua reputazione, una capacità di parlare alla popolazione, di una potenza mediatica che nessuno nel Partito Democratico e direi nel panorama politico statunitense ha. E quindi credo che questo gli permetterà nel breve termine di emergere su tutti i suoi rivali, anche quelli più giovani, anche perché lui è riuscito a trascinare il Partito Repubblicano, parzialmente perlomeno, fuori da quella palude che era rappresentata dai neoconservatori, che erano quelli che sostanzialmente avevano Ecco, fatto però il nuovo patto. Sì. ci sono ancora delle forze. Cioè, per esempio, prima Stefano nominava alcuni, ha citato Mike Pompeo. Pompeo, vedevo i tweet poco fa, appena stato in Ucraina, no? Quindi ci sono lì delle differenze anche abbastanza forti riguardo l'atteggiamento sulla guerra, no? Non che Trump sia, come dire, sia un putiniano, anche se lo No, accusano ovviamente figuriamoci. di esserlo. Sì. E, dopodiché, però, ci sono linee molto differenti all'interno del partito su questo, e questo potrebbe essere un fattore di spaccatura o di Sì. difficoltà. È interessante notare come un ex consigliere del Pentagono sotto Trump, l'ex colonnello in pensione Douglas McGregor, ultimamente si sia espresso, abbia
fatto delle rivelazioni piuttosto interessanti. Ha dichiarato che Trump intendeva innanzitutto di smettere molto prima, quindi di Biden, soprattutto in maniera molto diversa, le forze statunitensi dall'Afghanistan, e si è trovato contro un muro pauroso da parte di generali, politici, eccetera, e hanno, in tutti i suoi 4 anni di amministrazione, ha dovuto fare i conti con una costante opera di ostruzionismo esercitata dal mondo degli apparati, quelli che adesso viene definito stato profondo, diciamo. E quindi questo l'ha obbligato, quest'anno le dichiarazioni di Pompeo, a una continua mediazione con questi apparati. E purtroppo questi apparati, come sappiamo, da almeno 20 anni, 25 anni, sono fortemente, scontano un forte radicamento da parte delle forze neoconservatrici, che inizialmente erano segregate nel Partito Repubblicano e poi, come abbiamo visto, sono espanse un po' in tutto l'arco politico statunitense, perché Hillary Clinton assume posizioni che sono, dal punto di vista della politica estera, dell'uso della forza come bastone per imporre gli interessi statunitensi in chiave globale, posizioni assolutamente compatibili con quelle che esprimeva John Bolton, per esempio, che è stato un consigliere della sicurezza nazionale di Trump, e Trump poi, come suo costume, si lurò perché evidentemente non c'era convergenza di vedute in merito a tutta una serie di questioni. Quindi credo che Trump riuscirà a ingraziarsi, a ottenere il primato in ambito del Partito Repubblicano. Non è sicuro se riuscirà a vincere le elezioni. Mi fa un po' ridere il fatto che qui si parli dell'opportunità di ricandidare Biden per un secondo mandato, quando mi pare piuttosto evidente che Biden abbia dei problemi piuttosto seri, e li ha già adesso. Io non oso immaginare come potrebbe essere il suo stato di salute dei contratti, sì, di qualche anno. Per sopraggiunti limiti di età, se pensiamo quanti anni avrebbe, insomma, una volta è un po' complicato, però insomma se ne discute. Stefano, chiedo a te su questa questione della guerra, no? Perché ovviamente ci sono posizioni differenti. Che cosa potrebbe succedere? Proviamo a immaginare qualche scenario, no? Cioè, se dovesse vincere Trump, secondo te come si comporterebbe? E se invece dovesse vincere, perché De Santis è un altro che si è esposto abbastanza, no? Avanzando dubbi, sì. E poi bisogna vedere quanto sono dubbi reali, cioè quanto lui davvero pensi di cambiare strategia una volta magari eletto, o quanto siano, come dire, uscite elettorali, no? Cioè, tu puoi anche dire una cosa prima delle elezioni, poi dopo, insomma, cambiare un po' atteggiamento. Però, secondo te, quali sono le possibilità, mettiamola così? Ma allora, diciamo che Trump e De Santis sulla guerra in Ucraina dicono più o meno le stesse cose e sono allineati con la maggior parte delle, una parte importante dell'establishment repubblicano che fa capo allo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, durante le elezioni di midterm, durante la campagna di elezioni di midterm, se ne è uscito con questa frase che è stata ripresa, no, più volte, ancora oggi viene usata, cioè siamo contro la cambiale in bianco, l'assegno in bianco, cioè l'aiuto a pioggia all'Ucraina senza un'adeguata strategia, che non è come dicono alcuni, allora ritirano definitivamente il sostegno, l'isolazionismo, eccetera, no, è una cosa un po' diversa, cioè loro dicono bisogna incanalare gli aiuti, soprattutto dicono loro quelli militari, perché su quelli economici puri sono molto scettici, all'interno di una strategia che abbia un senso, sia coerente, abbia degli obiettivi chiari e che quindi risulti essere misurabile, perché secondo me giustamente loro dicono Joe Biden in questo, fino ad ora, una strategia effettiva, una strategia chiara, nel bene o nel male, al di là di poi come la si possa pensare, in realtà non è che l'ha granché mostrata, sembra che non si capisce quale sia l'obiettivo, cioè va detto che magari è utile, no, per gli Stati Uniti, però non si capisce, cioè dice qual è il punto d'arrivo effettivamente, no? Esatto, di Biden, perché lui in tutti questi mesi, da quando io sulla verità ho cominciato a seguirla prima che
ci fosse l'invasione nei due mesi precedenti anche. Lui ha gestito, Biden, la cosa in modo totalmente contorto, facendo due passi avanti, uno indietro, non si capisce oggettivamente a che cosa stia puntando, se non una sorta di equilibrismo e all'interno della NATO e all'interno dello stesso congresso americano. Troppo riguarda anche noi, Giacomo, nel senso che non... Nemmeno noi siamo appesi così agli Stati Uniti per capire dove andiamo a parare. Esattamente, questo è un problema ormai ultra decennale, altro che decennale, qui sono svariati decenni che non riusciamo ad elaborare una, non dico una strategia, ma un modus vivendi minimamente separato, comunque indipendente da quelli che sono gli obiettivi e le finalità strategiche statunitensi. Il problema è che in un contesto come quello che va delineandosi, in cui una serie di potenze, non tanto regionali, perché io definire la Cina una potenza regionale o anche l'India comincia a essere un po' un problema, che stanno comunque dando segnali di indisponibilità sempre più clamorosi a sottostare a un sistema che a loro avviso, a mio parere giustamente, a loro avviso ha fortemente sottostimato le loro potenzialità, non ha tenuto conto dei rapporti di forza che si sono venuti delineandosi nel corso del tempo, e stanno cominciando a guardare altrove e ridefinire flussi commerciali, sistemi finanziari in maniera molto, molto aggressiva, e che non è esattamente compatibile con la direzione che noi abbiamo imboccato, la direzione dell'atlantismo senza se e senza ma. Quindi credo che noi dovremmo cominciare a riscoprire un po' più di alzare lo sguardo e guardarci un po' intorno per capire un po' di multipolarismo. Il vero tema dell'amministrazione Biden è un tema che va al di là della crisi ucraina in sé, è una crisi della deterrenza, cioè lui non è stato in grado di esercitare adeguatamente la deterrenza, soprattutto dopo quello che è successo in Afghanistan nell'agosto del 2021. Io quando intervistai Mike Pompeo sulla Verità a maggio dell'anno scorso, gli chiesi questa cosa, mi spiega per quale motivo secondo lei Putin ha aggredito l'Ucraina prima nel 2014 quando c'era Obama, poi con Biden nel 2022, e invece nei 4 anni di Trump oggettivamente non è successo niente. E lui mi ha detto: non è Putin ad essere cambiato, quelli che sono i suoi obiettivi strategici sono noti da sempre, quella che è cambiata è la percezione del rischio che Putin aveva nell'operare, nell'agire, e quindi si è sentito, ha avuto come dire più baldanza, come si è sentito più sicuro nell'agire contro l'Ucraina nel momento in cui alla Casa Bianca c'era un presidente debole e irresoluto come fondamentalmente Joe Biden. Cioè anche dal punto di vista, io credo, se un repubblicano arriverà alla Casa Bianca e cercherà di arrivare, come dire, a lanciare un tentativo di soluzione diplomatica di qualche tipo, prima dovrà ristabilire la deterrenza e da lì poi dovrà partire. Invece Biden tutto questo non lo sta facendo, infatti la Cina gli sta sfilando l'iniziativa diplomatica, e questo è un dramma, perché poi quando la Cina si intesta, sincera o non sincera che sia questa iniziativa diplomatica, però se la intesta, poi i paesi del Medio Oriente, dell'Africa, dell'America Latina iniziano a guardare, e già ci guardano, alla Cina come referente geopolitico e non più agli Stati Uniti. Infatti da quando Biden è alla Casa Bianca, Washington ha perso influenza sul Medio Oriente e sull'America Latina.